devo iniziare in qualche modo, okay, questo video è molto imbarazzante. Tu sei tecnicamente la prima persona con cui ho fatto un video su YouTube. Tu tecnicamente sei il primo youtuber con cui io abbia mai collaborato. Come si chiama quel sito? Quale sito? Sito... quello lì dove caricavo i video di Surgeon Simulator. Frate, troppo di sto. Benvenuti in Disavventure Videoludiche. Allora signori, benvenuti in questo secondo episodio di Disavventure Videoludiche. Oggi siamo con uno youtuber noto sulla piattaforma per i suoi grandi giochi balistici. Di fama mondiale, ragazzi. Che è mio fratello. Allora, quest'oggi non faremo una disavventura a testa, ma racconteremo quelle che sono le nostre disavventure di famiglia legate alla tematica console. Console distrutte con metodi alternativi. Perché abbiamo delle storie importanti. Nei commenti scriveteci le vostre disavventure videoludiche a tema. Le 5 migliori, metto il cuoricino al commento. Comunque quest'oggi, per inaugurare il tema console distrutte, giustamente siamo su un gioco tranquillissimo che sicuramente non ci farà Capello. Ringrazio Nintendo per avermelo consegnato gratis. Brava Nintendo, così grande ti Nintendo. Vogliamo. La migliore casa produttrice. La migliore casa com'è? Sono dislessico. Allora, noi dobbiamo raccontare qualcosa che possa rimanere nei cuori dei posteri. E quindi io inizierei dal tuo 3DS. Allora, dovete sapere. Iniziamo. Sì, tanto poi ti taglio se non sei capace. Ok, allora va bene, perfetto. Io ho già perso una vita, aspetta, moriamo, sì, possiamo ricominciare. Non ho capito una... Ricominciamo. Non voglio più giocare a questo. Io ero un ragazzino di 10 anni. Andavo sullo skateboard, ma non quello normale, perché io ero un bambino speciale. Io andavo su quello a due ruote. Io sto morendo. Sì, no, ma va bene, siamo fortissimi a sto gioco. Sono morto, rianimi, ti prego, rianima. Come faccio a rianimarti? Non posso, non è Fortnite. Sì, puoi rianimarmi. Ma come? Ero sullo skateboard col 3DS in mano, perché volevo giocare, cioè Pokémon figa, Pokémon. Io erede del più grande maestro di Pokémon. Ero storto e caddi come corpo morto, cadde. Mi sbilanciai e caddi. Io, come un bravo ragazzo normale, avevo il 3DS in mano così, cado. A metà. Così, questo qua è il pavimento, così. Torno a casa, vado da Josh, col 3DS diviso 2. Josh si può aggiustare. E io? Secondo me no. Secondo me no. Scusa, li vedi che cadono? Sì, cadono. Ma nel nulla. Oh, mica, io continuo a perdere vita per colpa tua. Adesso io rascio. A metà del video non manco siamo partiti con la giocata. Infatti, no, adesso voglio fare un livello come Dio comanda. Vai, cioè. Ma come ho fatto? C'era il terreno. No, quitta che devo pigliare il terreno. Quittiamo. Intanto tu racconti. Loro adesso staranno leggendo un altro titolo, perché poi quello è la chicca finale, lo sai, è la PSP, ovviamente. È la leggendaria. Adesso ti racconto ciò che tu non sai e non potresti mai sapere. Sì. Cioè, come ho distrutto il secondo 2DS. È vero. Io ho distrutto due 2DS. Uno l'ha distrutto Giulio. L'altro, allora, la situazione era questa. Stavo giocando a... Ma questo, scusami, è maiale. Emporio Cotechino, siamo nell'Emporio Cotechino. Stavo giocando a Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna con Bea, no? Stavo facendo una battaglia. E è successa una cosa brutta. È successa una cosa terrificante. Se ti dico frana come mossa Pokémon, sai cosa fa, no? Allora io ho subito. Ho già frana a 90 di precisione. Quindi, cioè, magari fallisce su uno dei due Pokémon. Ah, è molto strano, però, che fallisca, no? Ha colpito tutti e due i Pokémon. Ha fatto brutto colpo su tutti e due i Pokémon. E ha fatto tentennare tutti e due i Pokémon. Tra l'altro è lui. Ah, ma questo qua, ma non funziona più. Io ero, grazie Nintendo per capello, ovviamente. Cioè, in una parlo di vomito, nell'altra parlo di come gli spacco i giochi. Però vi do un sacco di soldi, questo è sicuro. Io l'ho preso, ho fatto. E poi, non contento, ho tirato un montante al cuscino. Lo sono ritrovato lì che spuntava, ho detto vieni a riprendere, lo prendo, si è spento. Si è spento, chissà come mai. Magari si riaccende. Ah, possiamo tornare a giocare a cappello? Let's go. Cioè, abbiamo tre vite, siamo qui. Oh, zitto, non può farlo. Ok, sono ancora vivo, aspetta, poi continuo la storia. Potete scaricare cappello dal Nintendo eShop se volete. Pronto?
Comunque, io ho distrutto una console in una maniera un po' problematica. Io giocavo alla PSP, no? Sì. Penso una delle console peggiori che, che l'industria videoludica abbia mai avuto. Mentre sto facendo una partita ridicola. E quando perdevo, la mia reazione era particolare. Perché io la mordevo. La mia PSP aveva letteralmente tutti i morsi sullo schermo. FIFA. Ti incazzava ogni volta. Lui si incazzava ogni volta. E ti vedevo. E così... tutte le spaccature dei denti. C'erano tutte le spaccature dei denti. E un giorno. Non va più. Questa è la storia di come io ho distrutto la mia PSP nella maniera più alternativa possibile. Cioè, la morsi è un cane. Più, la è più stupida. Facciamo entrare nel video la Grace. Vala a prendere. Comunque, adesso che posso concludere il discorso, questa era la storia tragicomica di come ho distrutto la mia PSP a morsi. Quindi voi nei commenti scrivetemi come avete distrutto console in maniere alternative. Così poi vi metto il cuoricino. Adesso ci mettiamo qua e finiamo sto cazzo di livello. Sì, vai. No, Joe, sono morto. Aspetta, rianimami, Joe, aspetta. No, Joe. Ma sei un crimine. Tranquillo, fra. Joe, non ce la fai adesso. Da adesso c'ho un mini boss. Appunto. Ah, ma devo andare di qua. Fermo, tranquillo. Keep calm, Joe, keep calm. Attento, qua c'è il boss, eh. Usa le carte, le carte. Che cazzo sono le carte? Come si faceva le carte, fra? Joe, le carte? Ah, ma non lì. Fra, per... No, perché è caduta? Perché è caduta? No, no, attento. Perché qua c'è un salto da fare. Vedi? Giù. Quindi? Devi arrivare lì? Sì. Ragazzi. Allora io chiudo il video se non lo fa. Ok? Il video finisce se non lo fai. Bravo! Dati sto scemo. Come voto avremo F. Allora signori, abbiamo concluso anche il livello. Oggi avventure, disavventure, dalla portata da un mordente incredibile. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così, ovviamente vi invitiamo a lasciare un like. Scrivete nei commenti le vostre disavventure a tema console rotte. Passate dai social, premete la campanella. Com'è la mia outro, lo sai, no? Bella. Dai, e noi ci becchiamo. È vero. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Lo sai che la terrò, vero? Lo sai che questa sarà l'altro?